Sawadee Kap. Sawadee Kap. Benvenuto a Michele che è da una settimana circa, una settimana e mezzo a Seven Muay Thai, si sta preparando per un match che ancora non abbiamo annunciato ma che annunceremo presto. La prima domanda che voglio fargli è appunto sempre riguardo al camp e le sue esperienze pregresse. So che sei stato già in diversi camp, che sei tra virgolette abbastanza esperto dei camp in Thailandia, ne hai già fatti altri. Sì, l'anno scorso, prima di venire qua al Seven Muay Thai, ho girato qualche camp. Posso dire che le esperienze sono state diverse e comunque mi sono trovato bene qua al Seven Muay Thai, e dove comunque ho trovato, prima cosa, delle persone con cui potevo parlare italiano, perché ovviamente nei camp thailandesi, dove sono tutti thailandesi, la lingua non è la mia, quindi. E niente, comunque sì, il cibo, diciamo che qua al Seven Muay Thai mi si avvicina di più al cibo quello italiano, mentre nei camp dove sono stato era un cibo un po' più forte, dove era difficile, diciamo, per un italiano abituato al cibo italiano stare bene. Comunque diciamo che qua al Seven Muay Thai non mi posso lamentare dal punto di vista del mangiare, e poiché anche una volta a settimana abbiamo il cibo italiano, dove ci possiamo ricordarci, diciamo, del cibo italiano, quindi. Bene, una volta a settimana, sì, una volta da quello che hai detto tu, mi pare che il cibo per te è una cosa molto importante. Sì, molto molto importante. ho visto mangiare, capisco molto. Il perché. Parlami di qualcos'altro oltre che del cibo, che ritengo ovviamente importante, ma penso che non sei venuto in Thailandia per mangiare. Beh, no, sono venuto principalmente per allenarmi, perché amo la Muay Thai, diciamo che è tutto per me. E diciamo che negli altri camp in cui sono stato gli allenamenti erano sempre duri, e diciamo che era sempre fatica, però qua al Seven Muay Thai mi sono trovato bene, perché comunque sono sempre stato seguito, e non, mentre in altri camp molte volte succedeva che, essendo un Farang, potevi andare incontro al, ti facevano fare i pao e poi ti lasciavano allo sbaraglio. Però io non voglio dire niente di male, perché comunque mi sono trovato bene per tutte le parti dove sono stato. Però comunque qua non serve Muay Thai, se sono tornato un motivo c'è, quindi. Bene, dicono che sia tanto duro quell'allenamento e che a volte prova. Anche tu, ho visto che a volte hai un po' stavi cercando di mollare un po' con la testa. Sì, ti aiuta a essere, cioè ti aiuta a continuare, l'ambiente ti aiuta a continuare, ti aiuta a tenere duro anche se l'allenamento è duro. Certo, più che altro è più una cosa anche mentale, io credo, visto che stai fuori da casa e gli allenamenti sì sono duri per le temperature che sono diverse, e anche semplicemente il fatto che in Italia non mi alleno così tanto, quindi è molto dura, e prova, è vero, ti mette alla prova. Comunque al Seven Muay Thai diciamo che sono anche bravi a non farti cedere, diciamo. Come pensi di affrontare il match che hai in programma qua, che tra l'altro è il primo senza protezioni che farai? Sì, il mio primo match senza protezioni, come ti ho detto. E beh, prima cosa voglio ringraziare tutti quelli del Seven Muay Thai, perché mi hanno dato la possibilità di fare un match in Thailandia, e poi volevo ringraziare ovviamente, se è possibile, il mio maestro Luigi Reale, visto che è stato lui a mettermi questo amore verso la Muay Thai. Infatti questa è la bandiera da cui sono voluto compiere da Viterbo, e spero di onorare quindi il Seven Muay Thai, questa bandiera, e quindi il mio maestro Luigi Reale, e lui che ha infuso in me l'amore verso la Muay Thai e mi ha insegnato, diciamo, tutto ciò che c'è da sapere sulla Muay Thai. E spero di affrontarlo al meglio, anche se so che sarà difficile, però nel cuor mio salirò e farò del mio meglio, che il risultato sia una vittoria o una sconfitta, ce la metterò tutta per onorare tutti e con sé anche l'Italia, visto che
sarò sotto il nome italiano, quindi. Certo. Mi hai detto una cosa che l'altro giorno riguarda, che probabilmente ti ha insegnato il tuo maestro, un motto che mi è piaciuto, dove non arriva la tecnica? Arriva il cuore. Quello sì, è un detto che il mio maestro mi ha insegnato, visto che quando non c'è più nulla da fare, l'unica cosa che può andare avanti è il cuore. E noi italiani siamo bravi in questo. Tu sai che qui farai un match dove hai 50% di probabilità e 50% di Certo, vincere e di perdere, certo. no? E questo è una cosa, una scelta che hai fatto che ti piace, ti dà stimolo, oppure ci sei capitato dentro, nel senso che sai che in Thailandia è anche possibile fare il match, Beh, diciamo tutto io. sommato un po' più facile, no? Qui sai che il tuo avversario sarà del tuo livello e andrà per vincere esattamente come vai tu, quindi Certo. avrai pari opportunità, può andare bene e può andare Può andar male. male. Questo ti spaventa o ti carica? Beh, sono sincero, un po' di timore è ovvio che ci sia, perché comunque essendo il primo match senza protezioni, dispiacere di non avere comunque il mio maestro all'angolo, una cosa che un po' pesa, però Gioca un po', comunque ho certo. delle persone in gamba vicino, quindi spero di riuscire a fare il mio meglio. Comunque so che c'è molta probabilità che io possa vincere, ma anche che possa perdere. Quindi nel cuor mio so che potrà succedere di tutto, però io voglio partire motivato e mentre salirò pensare a tutti quelli che mi pensano in quel momento mentre sto salendo e sperare quindi di onorare tutti. Che Certo. sia comunque una sconfitta, una vittoria, l'importante L'importante è che sia un bel è che un bel match. match, sì. Noi, la nostra filosofia, ed è la filosofia della Muay Thai, è importante vincere, certo tutti andiamo a combattere per vincere, ma la cosa più importante è fare una buona Muay Thai e fare un buon spettacolo, perché quello che poi conta in questo sport è che il pubblico, chi guarda, o gli esperti o i meno esperti si Certo. divertano, vedano della buona Muay Thai, vedano un bello spettacolo. Certo. E questo con l'allenamento che farai siamo sicuri che sarà così. Poi vincere o perdere fa parte del gioco, No, è quello, non c'è nessun dubbio. no? Bene, per passare e concludere, dell'esperienza che hai fatto qui, è già la seconda volta, c'è qualcosa che hai già visto migliorata dall'altra e c'è qualcosa ancora che tu suggerisci di migliorare? Beh, comunque io credo che nella vita c'è sempre da migliorare in Certo. tutto, quindi ovviamente sì, c'è da migliorare su tutte le cose, quindi. Però non mi posso lamentare, quindi dire no, è peggio dell'altro anno o. No. Dei miglioramenti ci sono stati, comunque quest'anno, molto probabilmente perché essendo sotto preparazione gli allenamenti sono molto più duri, molto più stancanti, però non mi posso lamentare. Se uno vuole fare la vita del professionista, comunque qua la sera non puoi uscire, uno perché comunque c'è poco e niente, ma proprio perché è così che sono affrontata, diciamo. Sì, ho visto che hai fatto un post l'altro giorno su Facebook e la salvezza è l'unico server di Never aperto qua vicino. Sì, beh, diciamo che insieme ai compagni italiani che ci sono qua, diciamo che l'unico posto con cui possiamo andare è un 7-Eleven, che è un supermercato, e sì, diciamo. Questa allora è la cosa in cui dobbiamo migliorare, ci organizzeremo per i Gogo Bar il prossimo anno. Comunque no, diciamo che io la vedo così. Ok, Kopun Kap. Un cap.